Il primo mese e mezzo dei lavori all'ex chiesa dei Gesuiti a Belluno è servito a rivelare la maestosità del luogo di culto settecentesco che durante l'epoca napoleonica divenne edificio militare. Oggi la rimozione dell'ultima porzione di solaio ha lasciato tutti senza fiato. Quindi si coglie uno spazio di grandissima suggestione, ben 500 metri quadrati con un'altezza di più di 10 metri, quindi uno spazio veramente di grandissima suggestione per la città e per la sua fruizione. 500 metri quadrati di ampiezza e altezza e mozzafiato per un progetto nel cuore della città che offrirà una piazza coperta e attraversabile da via Tasso in direzione del Parco Bologna e viceversa, dove potranno essere allocate strutture per un mercato di prodotti locali e un primo piano polifunzionale riservato a eventi pubblici. Oggi l'intervento di recupero dell'ex chiesa dei Gesuiti è entrato nel vivo. Tolto il solaio, si lavorerà per il recupero delle porzioni di intonaco originale per la realizzazione di una scala antincendio e di uno scalone monumentale. Questa scala è posta in posizione centrale e quindi per questa ragione la chiamiamo monumentale, ha anche una, diciamo, porta un nuovo elemento diciamo percettivo all'interno dell'edificio, in quanto consente di rivivere la monumentalità e l'altezza del fabbricato in tutta la sua verticalità. I lavori, per un importo di 2,2 milioni di euro interamente finanziati dal Fondo per la rigenerazione urbana, si concluderanno entro la prossima estate.